Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua per comprare l'ufficio, l'appartamento, come cazzo si chiama, il Dynasty 8 Executive. Non è un complesso di superiorità quando sei effettivamente migliore degli altri. Entriamo. Allora, qua ci sono vari... Qual è che compri? Questo qua, la Maze Bank qua, Maze Bank Tower. Ottima scelta, come ho fatto io. Aspetta, allora compro questa. Allora, arredamento. Vediamo un po' ragazzi che... Allora, ovviamente la donna gli mettiamo. Poi il nome... Ovviamente non può mancare. Il The King. Io non sto vedendo cosa sta facendo a Wilson, ma sicuramente è uscito. Il The King. Ma io sono proprio morto. Come sei morto? È venuto uno ad uccidermi. Via, qua è pieno di rock. Possiamo pure decidere il font. Mettiamolo. Merda. Mettiamolo così. Tra l'altro se sentite King che sta dicendo merda perché sta facendo le missioni da solo. Sì, cazzo, è possibile, raga, non fatele da soli. A parte che dopo stagionamento, ragazzi, ok, l'aggiornamento ci sta, è bello, però non si riesce veramente a giocare con gli amici. Boh, tipo, a tutti esce impossibile, mi sto sparando, via, vola, ah, vero, l'arredamento li devo mettere, quale li posso mettere? Io ho messo l'ultimo perché mi piaceva di più. Però io ti consiglio monocromato. Allora, vabbè, scelgo questo. Bella, qua, conservatore. Che... Sì, dai. L'ultimo, cos'è? Ah no, no, è quello, il terzo. Vai, acquistiamo. Numerazione, i tirati criminali hanno fatto colpo, l'agenzia dei boss era disponibile. Allora, tira mano, nella tua ascesa al potere, requisite alcune sfidate guardie nella tua organizzazione, mettere all'opera e sfruttare le loro nuove abilità. Perfetto, adesso andiamo subito a vedere questo ufficio e do il benvenuto nel suo nuovo ufficio, grazie. Il The King! Ah, il mio compito è rendere la vita più semplice, ok. E certo, tu sei il capo qua, adesso devi rendere la vita più semplice a tutti coloro che ci seguono. Fermati! Sì, è stato un maglietto d'armi, sì. Minchia, una cassaforte con tutti i soldi. Ma io non la trovo la cassaforte, me l'hanno rubata. Cos'è? Mi hanno rubato i soldi, cos'è? È entrato un lago. No, sono entrati in un altro che... Oh, la puttanella. Fanculo. Ho 4 minuti per consegnare l'accesso. Ok, però è tutto. Diamo un'occhiata in giro, se ambienti, se hai bisogno di me. Può trovarmi alla reception o chiamarmi al telefono, ok? Cioè, ci dice le cose e non siamo manco dentro l'ufficio, eravamo dentro l'ascensore. Vabbè, posso anche cambiare l'arredamento, però mi piace così. Ah, eccola là, è là sopra, è come ci salgo. Tipo, sto sperando un botto di gente e non trovo il metodo per salire qua sopra. Allora, questa qui è la stanza dell'alloggio. Questo è il cesso. Oh, mi è andata addirittura la moto, ragazzi. Cioè, un altro cesso? Cioè, sì, è pieno di cesso. Questo è... Chi è che deve cagare dentro te? No, raga, ho 3 minuti. Qua si beve quello che vuoi, praticamente. Qua c'è il salotto, ragazzi, che praticamente se tu ti siedi alla TV puoi giocare a un minigioco. Don't cross the line. Questa qui no, è la raga, mappa. Ok, credo che abbiamo visto tutto. Poi vabbè, qua ci sono 4 ascensori. Adesso ragazzi, vediamo un po' questa roba qui del computer. Sarebbe un Mac. Beh, sediamoci, vediamo un po' cosa fa. Devi comprarti un alloggio, mi sa. Prima di procedere questo computer, vediamo un po'. Nome Simoaz, password. Ah, vedi, sì, è vero, devo comprare un magazzino. Quale mi compro, tutti? Piccoli, medi o grandi? Allora, io ti consiglio di non comprarti quelli tanto grandi, eh. Io ti consiglio tipo non spendere neanche, non tanto né troppo. Fai una via di mezzo, fai un 67 casse. Vabbè, allora faccio media, allora, se devo trovare una via di mezzo. Io ti dico spendi sui non so quanti casse. Perché sono. Qua ognuno costa 1 milione praticamente. Sì, costano tantissimo. Io ho speso 2 milioni e un boss. Io ho speso quello più grande, 104 casse. E oh, ce l'ho fatta! Invece questi qua danno all'incirca 42 casse tutte. 42 casse. Quanto? Olè, ho finito la missione in 40. Prendiamo questa. Se tu devi voler acquistare questo magazzino, confermiamo. Siamo in affari, le coni verdi indicano i magazzini posseduti. Perfetto. Il mio valore carico speciale è di 188.000. Allora, vediamo un po', parliamo con la segretaria, cosa vuoi dire? Servizio assistente Pegasus. Ecco. Snack. Ah, ma ci dai snack? Che figata! Sì, è un bar. Sono arrivato al magazzino. È entrata qua, dai. Vediamo un po' com'è questo magazzino. Dentro il carico speciale che ha acquistato e riportato intero al magazzino verrà conservato su questi scaffali. Utilizzando questo computer puoi vendere la riserva totale di carichi.
quindi quando li prendi puoi venderli. Sì, dai, non puoi farlo. Oh, me l'ha già fatto da tre. Da tre me l'ha fatto, cioè, io non capisco. E adesso io con l'Ebron te lo faccio io da 10. Per assicurarti. Beh, dai, è bello il magazzino, poi qua c'è la mini stanza qua. Entriamo qua dentro. No, mi è entrato il canestro. Ok ragazzi, questo è tutto. Vi ho fatto vedere l'ufficio e il magazzino. Presto sul canale usciranno delle missioni. E niente, ci vediamo domani con un prossimo video. Bella.